Trattala come tale, non abusarne. Ciao community, benvenuto, benvenuta e buon venerdì. Oggi è venerdì 19 luglio, continuano i video giornalieri della Lucerna di Cronos. Anzi, ti ringrazio per l'accoglienza che stanno ricevendo e anche per l'accoglienza che sta ricevendo la carta del giorno. Oggi andremo a fare una domanda particolare ai tarocchi. Chi mi nasconde qualcosa? E nell'eventualità, se ce lo diranno, anche che cosa ti nasconde? Lo faremo con le nostre due varianti che ti vado a preparare davanti immediatamente. Andiamo a vedere dunque chi ti nasconde qualcosa. Chi ti nasconde qualcosa? Per te che stai guardando questo video, che ti ricordo è valido dal momento in cui lo guardi. Chi ti nasconde qualcosa? Ok, andiamo a mettere anche una carta dell'oracolo delle carte della strega. Chi ti nasconde qualcosa? Ed eventualmente cosa? E poi mettiamo anche una carta dell'oracolo del Woodland Wardens. Chi ti nasconde qualcosa ed eventualmente cosa? Ok, direi che possiamo identificare le nostre varianti. Turchese africano sarà la prima, avventurina pesca sarà la seconda. Ti do qualche secondo. Intanto voglio ricordarti che per tutta l'estate puoi usufruire della promo sui consulti privati. Per maggiori informazioni puoi visitare il mio sito www.marcobarzotti.com alla pagina consulti personalizzati. E ti ricordo anche che non ci sono più posti per il corso di cartomanzia e divinazione, abbiamo raggiunto il numero massimo, ma che il corso comunque ripartirà da gennaio 2025. Quindi, nell'eventualità, se sei interessato o interessata, puoi già contattarmi da ora per concordare la tua adesione al corso che partirà da gennaio. Nel mezzo avremo anche un altro corso dei sigilli, te ne parlerò più approfonditamente dall'autunno in poi. Io penso che tu abbia fatto la tua scelta, nel caso stoppa il video, noi andiamo a vedere chi è che ti nasconde qualcosa partendo dalla variante della turchese africana. Il carro. Allora, il carro è sicuramente una persona giovane o comunque più giovane di te. In alcuni casi può risultare giovanile, può essere anche un figlio, una figlia, ma può essere anche una persona con cui hai un'amicizia o magari, trattandosi del carro, anche una persona con cui lavori insieme. Può essere un qualcosa legato ai soldi, alla carriera o magari a una decisione di impeto che la persona ha preso. Il carro di solito agisce di impeto, agisce di pancia, ecco, mi viene da dire, anche se ha delle strategie mirate, per carità, rimane comunque un guerriero, un qualcuno che nelle strategie appunto ci campa, ci sguazza, si dice in Toscana, però è poi un qualcuno che agisce in maniera rapida, repentina. Può essere anche una persona che magari è abituato, abituata a star calma e poi improvvisamente ad avere colpi di testa improvvisi, decisioni improvvise, questo anche a livello caratteriale. Vediamo un pochino. Qui abbiamo la campana, il risveglio, il castoro e la betulla. Allora, il castoro e la betulla è una carta importante perché forse questa persona ti sta nascondendo qualcosa perché ha paura non tanto del fatto che questo qualcosa potrebbe nuocere a lui o lei e magari appunto andare a tuo favore, quindi non penso sia una cosa di lavoro, ma potrebbe nascondertelo perché magari ha paura che la tua reazione non sia delle migliori. La campana e il risveglio di solito rappresenta notizie, rappresenta comunicazioni. In questo caso posso pensare che qui c'è qualcuno che ti sta nascondendo una scelta che ha già fatto, ma che magari ancora non ha manifestato,
Oppure il risveglio potrebbe essere anche una rivelazione, però c'è questa carta di Castoro e Betulla di chi tenta, appunto, tenta, riesce nel caso del Castoro e la Betulla anche ad arginare una fiumana, una marea di situazioni che magari possono limitarlo, limitarla e quindi possono essere potenzialmente nocivi per lui o per lei. Qui potrebbe esserci un qualcuno che ha preso una decisione, però non ti ha detto niente, quindi magari che ne so, il classico figlio, la classica figlia che cambia lavoro non si consiglia con te, o che magari ha fatto quel tale investimento e non si è consigliato, consigliata con te, o magari che ha deciso di partire ma non ti ha ancora detto niente, oppure può essere la persona in una relazione che ha deciso magari di prendersi un periodo di riflessione, di pausa, ma che ancora non ti ha detto niente. Insomma, è un qualcuno che ti sta nascondendo qualcosa perché fondamentalmente è come se non volesse o farti soffrire o scontrarsi con la tua disapprovazione. Andiamo a vedere con l'Old English Tarot se ci vuole dire cos'è che questa persona ti sta nascondendo. Perché hai scelto la variante del turchese africana? Dieci di coppe. Il diavolo. Il quattro di coppe. Il fante di denari. Il dieci di bastoni. La regina di bastoni. Il bagattello. Principalmente qui è una scelta di vita perché il diavolo su dieci di bastoni fa percepire un inganno inerente a quello che è un qualcosa che non sappiamo rilasciare o che non possiamo rilasciare. Solo e soltanto una decisione improvvisa, per certi versi anche un po' estrema, potrebbe permetterci di rilasciare una situazione che è sterile. Un quattro di coppe è una situazione dove non proviamo più stimoli, benché magari ci siano le possibilità perché questi stimoli vengono portati alla luce, ma c'è una regina di bastoni sotto, un qualcuno che ha una tempra molto focosa, un qualcuno che non accetta e non vuole assolutamente che questo quattro di coppe gli vada a inflazionare questa tempra creativa inespressa dalla pesantezza di un 10 di bastoni. L'esempio classico potrebbe essere un qualcuno che ha deciso di cambiare lavoro o corso di studi, ma ancora non ti ha detto niente perché teme di incontrare, come ho detto prima, la tua disapprovazione. Del resto il 10 di coppe è una carta di soddisfazione data dall'approvazione e quindi è una carta che va a parlare del fatto che forse questa persona teme il tuo giudizio. È chiaro che in alcuni casi qui si tratta anche di una relazione dove si intende magari porre un momento di fermo, un momento di pausa, un momento di riflessione, come si chiamano, e che appunto con questo diavolo però forse non riesce a manifestarsi come scelta da comunicarti, perché probabilmente c'è la percezione del fatto che questo 10 di bastoni vada a significare un attaccamento irrazionale da ambo le parti. Un qualcuno vuole fare un taglio con la sua quotidianità ed è questo che non ti ha detto. Un fante di denari rappresenta tutto lo studiare, il teorizzare, il cercare di capire, il cercare di costruire quello che può essere un futuro diverso anche alla luce di un bagattello, ma è supportato da un 4 di coppe e da un diavolo, quindi da carte l'una di inganno o autoinganno, l'altra di appunto apatia e poca motivazione. E quindi c'è qualcuno che sta fingendo un coinvolgimento che in realtà non è quello che mostra. Questo
Principalmente io ci vedo questo coinvolgimento nel lavoro, perché ti dico, qua di carte che potrebbero farmi riferimento alla coppia, di fatto c'è un 10 di coppe, però mi esce come carta di energia generale, quindi per qualcuno sarà veramente una coppia dove la passione inizia a sfiorire e ci si chiede se è il caso di andare avanti, però si ha paura di ferire. In altri casi, e secondo me sono i casi maggiori, una persona a te vicina e con un giovane, io ci vedo un figlio perché abbiamo un carro, abbiamo un Fante, abbiamo un bagattello, quindi sono carte comunque di gioventù. O magari ci vedo una persona giovane, nel senso che comunque più giovane di qualche anno di te. Qui c'è una scelta di rompere con una quotidianità della quale tu fai parte, lavorativa o di società, o magari anche come gruppo di persone che hanno uno scopo comune, un cammino comune, che sta meditando di rompere i rapporti, sta meditando di scappare, sta meditando di trovare altri input per una situazione che ritiene abbia esaurito il suo corso. Però la paura di ferirti è veramente grande. Se questa situazione si riferisse a un discorso lavorativo o a un discorso di un percorso fatto insieme, è possibile anche che non ci sia questo accorgimento verso di te e basta, ma in generale verso il gruppo di lavoro. L'esempio può essere anche con un diavolo e un bagattello, il gruppo di lavoro che magari porta avanti un discorso non solo a livello hobbistico, ma anche sullo yoga, sulla cartomanzia, sullo studio e sull'applicazione delle discipline comunque più legate a un discorso animico, più legate a un discorso divinatorio. Ecco, in questo caso potrebbe esserci un qualcuno che vuole staccarsi perché ritiene che l'esperienza di gruppo sia comunque completata e voglia magari appunto trovare altri input, altri stimoli, magari in solitudine. Il bagattello fondamentalmente agisce in solitudine. Però l'inganno è questo, un qualcuno che vuole staccare dalla quotidianità. Vediamo un po' se vogliono aggiungere qualcosa, se è più sull'amore, per qualcuno sarà veramente sull'amore. Otto di coppe, vedi l'otto di coppe è proprio il lasciare, la ruota, il nove di bastoni. Qui potrebbe anche nasconderti il fatto che il nuovo obiettivo, soprattutto se si tratta appunto di una cosa lavorativa o legata appunto a un percorso nelle energie sottili, il nuovo obiettivo l'ha già trovato. Però il nove di bastoni è una carta che ha a che fare con la tecnica e con la magia, quindi mi prende sempre più piede l'ipotesi o lavorativa o di gruppo di studio o lavoro intorno a quella che è la disciplina appunto divinatoria, olistica, eccetera, e sempre meno mi prende il discorso di coppia, perché comunque il discorso di coppia ce lo potrei vedere, ti ripeto, in questo 10 di coppe, ma l'8 di coppe non è soltanto il chiudere una relazione d'amore, l'8 di coppe è anche l'accogliere in sé la vocazione a abbracciare un qualcosa di nuovo anche in maniera impetuosa, anche in maniera veloce. Quindi sì, qui soprattutto se fai parte di gruppi che portano avanti studio, lavoro, inerente la divinazione, il Reiki, i registri akashici, ma anche ci posso mettere le discipline ginniche, fondamentalmente qua. In generale per queste situazioni la cosa è veramente qui c'è già stata una scelta e c'è un proiettarsi oltre per un gruppo che si ritiene non ci dia più ciò che cercavamo. Questo non vuol dire che si perda l'amicizia. Per altri è veramente una persona più giovane di te che magari sceglie di fare una mossa importante, sempre inerente il suo cammino di vita, ma che non ti dice niente per paura della tua disapprovazione. Per una minima parte invece è proprio la coppia che si va a sfare, a scoppiare. Anche qui però c'è un qualcuno che vuole più che altro, secondo me qui vuole tornare single, perché comunque sì, il Fante di Denari è un corteggiatore e il bagattello è un nuovo inizio, è vero, però non ho carte di coppia qua. Quindi è un qualcuno fondamentalmente che vuole allontanarsi da una situazione canonica, ma ha paura di ferire o ha paura di rivelare le sue vere intenzioni.
anche se nel 90% dei casi, soprattutto qualora si trattasse di lavoro, ha già individuato dove andare a parare. E anche se si trattasse di lavoro inerente alle energie sottili, la divinazione, oppure appunto la cosa della cura del corpo, ginnica. Ma a cura del corpo ci metto anche comunque tutto ciò che è inerente alla sfera della cura personale, quindi non solo attività ginnica, ma anche cura proprio nell'apparire. Quindi sì, qui c'è un qualcuno che vuol rompere un vincolo. Andiamo a vedere che cosa vuol dirti il libro delle risposte dell'oracolo per te che hai scelto la variante del turchese africano. Metti i puntini sulle i. Beh, metti i puntini sulle i può voler dire che magari per te effettivamente questa rottura potrebbe essere un danno. Che ne so, magari veramente porti avanti un progetto con questa persona e nel momento in cui questa persona ti dice: guarda, io ho altri obiettivi, mollo il progetto e tu cosa fai? Oppure magari è un gruppo di lavoro, come ho detto prima, sull'attività ginnica, sull'attività della crescita personale, eccetera, e magari l'apporto di questa persona comunque non è da sottovalutare, e nel momento in cui appunto la persona prende le distanze, per te può risultare magari poi più difficile portare avanti appunto un gruppo di lavoro, e questo vale ovviamente anche per le relazioni. Quindi magari se hai qualche sospetto, se hai qualche, soprattutto su questa persona, se hai notato qualche tipo di comportamento anomalo, eccetera, magari chiedi dei chiarimenti. Meglio chiudere una situazione, perché qui è un qualcuno che vuol chiudere in maniera non conflittuale, che trovarsi poi di fronte al fatto compiuto, com'è appunto intenzione di questa persona, per poi magari appunto soffrirne maggiormente perché non ci è stato dato tempo di comprendere come possiamo muoverci oltre un taglio che viene fatto in modo arbitrario da qualcun altro. Io ti auguro il meglio, ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta, ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ciao, variante dell'avventurina pesca, andiamo a vedere anche per te chi ti nasconde qualcosa e cosa. L'eremita è Cronos che ti nasconde qualcosa, pensa un po'. I segreti di Cronos, chissà quali saranno, manco li so io. Il serpente, il potere, la puzzola e la magnolia. Qui è pesantina la cosa. Allora, qui c'è qualcuno che ti nasconde un qualche tipo di scelta o decisione o comunicazione anche, che effettivamente secondo me qua può limitare il tuo potere di scelta, e lo fa per difesa, però secondo me non è difesa da te, perché la puzzola della magnolia è una carta di difesa. Tuttavia la puzzola della magnolia rappresenta anche un animale ed un fiore che, al di là dell'associazione col cattivo odore, sono anche carini da vedersi. Quindi qui potrebbe esserci un qualcuno che davanti ti liscia il pelo e dietro invece ti punta il coltello. L'eremita potrebbe parlare di un qualcuno che ha una posizione comunque di rilievo, e quindi magari potrebbe essere un qualcuno che gode della tua stima, della tua fiducia. Non ti dico che posizione di rilievo può essere il capo ufficio, può essere il capo di un team o magari un partner ufficiale, può essere anche l'amico o l'amica a cui dai comunque un'importanza, le cui parole appunto per te hanno comunque un'importanza notevole. Il discorso del serpente, secondo me, è proprio un qualcuno che viene a... Allora, vediamo se riesco a spiegarlo senza incartarmi. Qui fa riferimento, come avrai visto, al discorso Adamo ed Eva con questo serpente con la mela e con i due personaggi. Secondo me qui è un qualcuno che è con le lusinghe, che tenta di stradarti, quindi qui ti nasconde l'intenzione. Ora, stradare una persona con le lusinghe può essere fatto o perché vuoi corteggiarlo, corteggiarla, quindi magari le persone che appunto magari ti fanno una corte serrata, ma più spesso viene fatto per servirsi della persona. Anche in questo caso tu mi potresti dire: sì, ma
Io magari sono una persona normale, non ho i miliardi, non ho le ville, non ho. Cioè, che se ne fa una persona per servirsi di me? Beh, che se ne fa? Magari semplicemente una persona che, grazie alla tua compagnia, sconfigge quegli attimi di solitudine o anche magari sfoga la sua rabbia repressa. Ci sono tante persone che mantengono le amicizie fondamentalmente per buttare melma quando stanno male, per poi magari quando stai male tu sparire oppure magari liquidare in pochi secondi. Quindi qui c'è un qualcuno che è come se ti nascondesse, ti mentisse più che nascondesse in merito ad una situazione per non farti avere una percezione completa di quella che è una situazione a cui magari tenete entrambi, ecco. Insomma, tiene un po' i piedi in due staffe, eh? Un po' un voltagabbana. Vediamo un pochino per te che hai scelto la variante dell'avventurina pesca. Chi ti nasconde qualcosa e perché? Allora, il cavallo di spade. Cavallo di spade, io dico sempre che è un giustiziere, è un qualcuno che ritiene giusto operare un taglio netto con situazioni o persone anche in maniera estremamente cruda e brutale. Qui secondo me c'è un qualcuno che questa crudeltà e questa brutalità te le sta abilmente nascondendo. Il re di spade, il due, vedi, è una decisione. Questa persona, secondo me, tende a cercare di influenzare una tua decisione. È il re di coppe, sì. Sì, perché due re sono la crescita, cioè il consolidamento, scusami, di progetti, di situazioni. Di qui c'è un qualcuno che tenta di influenzare una tua decisione. Per qualcuno sarà. È un po' come i classici amici a cui dici: guarda, ho trovato una ragazzina alla frigo, oh, ma che ci vai a fare? Oh, ma. Poi magari ci vanno loro. Oppure l'amica, può succedere anche fra donne. È un po' una situazione dove la persona sembra sminuire un tuo progetto, una tua frequentazione, una tua ambizione, un po' per invidia, un po' per tentazione al controllo, un po' perché gli fai comodo. Vedi, re di spade, quindi la decisione ferma e assertiva, 8 di coppe, molla, lascia, rompi. Idem per il 4 di denari e il 10 di bastoni. Allora, sì, qui c'è un falso maestro fondamentalmente, l'eremita è un falso maestro. Quando mi esce in una posizione, più che una posizione, quando mi esce a seguito di una domanda inerente il tema del nascondere qualcosa, eccetera, devo leggerlo come energia avversa verso di te, in questo caso è un falso maestro. Quindi è un qualcuno che cerca di orientare una tua scelta. Allora, per una parte sarà veramente a livello relazionale, perché comunque un re di coppe, un otto di coppe, beh, potrebbero essere. Per un'altra parte è proprio una tua scelta di vita che un qualcuno tende un po' a sminuire, fondamentalmente per invidia. Perché poi qua vedi che c'è un due di bastoni su un quattro di denari, quindi è una scelta, una decisione inerente al tuo futuro. Però, ripeto, futuro relazionale ce lo posso vedere con il re di coppe e con l'otto di coppe. Futuro invece, diciamo, lavorativo ce lo posso vedere un pochino di più perché ho un re di spade, un cavallo di spade, ho un 10 di bastoni. È come se qui magari un qualcuno orientasse un po', cercasse di orientare le tue scelte di vita proprio per
Non c'è un motivo di base, c'è proprio l'invidia, c'è proprio una persona che non ha pace con se stessa. Del resto il cavallo di spade è anche un po' attaccabrighe in negativo, un po' il discorso che ti facevo dell'eremita, se in positivo è un buon maestro, in negativo diventa un cattivo maestro. Il cavallo di spade, se in positivo è un giustiziere, in negativo diventa un attaccabrighe, un qualcuno che porta appunto l'idea di razionalità, l'idea di censura, l'idea di imposizione, l'idea di tiranni, dell'idea di ingiustizia. Ecco che qui c'è un qualcuno che secondo me è molto invidiosa di te e tende ad essere limitante e controllante. Ed ecco perché travestendosi da agnellino in realtà poi è un lupo e quindi ti dà consigli che non ti servono. O che comunque addirittura potrebbero far deviare quelle che sono le tue scelte. C'è un attaccamento morboso e irrazionale di questa persona a te, perché un re di coppe mi va su un 10 di bastoni, quindi il re di coppe è la profondità, l'empatia, ma anche in questo caso devo vederla verso a te, quindi mi diventa la profondità che però diventa un po' un circolo chiuso, un circolo vizioso di sensazioni anche contrastanti per certi versi che poi si esprimono in questo 10 di bastoni che è la carta del voler trattenere cose e persone a tutti i costi. Di coppe, fante di spade, potrebbe essere addirittura una persona che ti monitora, ti controlla, ti tiene un po'. Siamo a livello un po' di psicopatia qua, a dirti la verità. 8 di denari. Fondamentalmente, vedi, questo 3 di coppe potrebbe anche parlare di un qualcuno che veramente ha un po' di invidia per come magari puoi avere tu una conoscenza, un'interazione con qualcuno, una relazione. Quest'8 di denari mi parla del fatto che qui comunque la tua libera scelta, il tuo libero abbracciare quella relazione, quel progetto, quel lavoro, a questa persona non va giù, non è premiante. L'otto di denari lo devo leggere anche in questo caso come un qualcosa di avverso a te. E quindi con le parole, con le notizie, con in un certo senso di nuovo anche, perché poi ti escono tutte carte di spade, col ricattino emotivo, con le imposizioni. Con il ricattino travestito da ti voglio bene, questa persona cerca di orientare un po' le tue scelte. Quindi qui c'è fondamentalmente c'è una persona che ti invidia, però allo stesso tempo non riesce a star lontano, lontana da te. Soprattutto è una persona che potrebbe porsi quale amico, amica, una persona che potrebbe fare l'amicone, l'amicone. Io ho sempre diffidato dell'amicone, la mia amici sono tutte persone con cui c'è un rapporto limpido, non c'è il discorso plateale, diffida di chi ti fa il discorso plateale, perché chi ti fa il discorso plateale poi te lo spinge. Attenzione, eh. Andiamo a vedere anche per te cosa vuol dire il libro delle risposte dell'oracolo. Per te che hai scelto la variante dell'avventurina pesca. Non insistere, la risposta è no. Allora, questo la risposta è no potrebbe essere il fatto che magari tu potresti anche dire di fronte, ed è una cosa che si fa spesso, di fronte a una persona insospettabile, perché questo o questa sono insospettabili, di dire ma guarda, in realtà non è così, in realtà si pone come una persona carina, si pone come è impossibile che sia una persona limitante. Magari questa cosa qua non ha ancora raggiunto livelli patologici e quindi di conseguenza ancora forse la persona non ha manifestato un po' tutte quelle che sono le peggiori facce della medaglia. Quindi magari potrebbe qui dire no, guarda, è lui, è lei. Non pensare che questa persona ti dice ma mi vuole bene, ma mi appoggia, ma mi ha aiutato. No. Stai tranquilla che tirerà fuori. Io la vedo così, perché non avrebbe senso se no una risposta del genere. Non insistere, la risposta è no,
oppure addirittura potrebbe essere vincolato a lui, a lei, che magari tenta di direzionare le tue energie. In questo caso gli potrebbero dire: guarda, ok, sì, poi, come diceva la canzone di De André, puoi fermare il vento, ma è solo un fargli perdere tempo. Comunque, dove devi arrivare, ci arrivi. Io ti auguro il meglio, ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta, ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Noi ci vediamo domani per il video della settimana, quello che indagherà le energie della settimana a venire. Ciao!